Buongiorno, facciamo qualcosa per scioglierci un po'. Oggi comincia veramente ad essere abbastanza freddo. Qui ho in mia compagnia i due amici pelosetti. Non vi preoccupate se loro vorranno interagire con me. Se ce l'avete anche voi, lasciatevi contaminare da loro, perché non può fare altro che bene, anche se sarò un po' invadenti, non c'è problema. Ci vitalizzano. Quindi, come al solito, quando mi alzo con calma al mattino, siamo un pochino più rigidi. Se riusciamo a strecciarci quando siamo all'esterno, respirando aria pulita, con in mezzo alla natura è sempre meglio, ma altrimenti è la stessa cosa. Facciamo tre bei respiri allungando tutte le parti del nostro corpo e concentriamoci sul respiro. Quindi inspiro, apro le braccia e mi allungo come un albero, poi fuori tutta l'aria. Inspiro, apro le braccia, mi allungo e fuori tutta l'aria. Ancora, inspiro, apro le braccia, mi allungo, mi stendo e fuori tutta l'aria. Ora mi vado a stendere in tutti i modi possibili e che sento di volermi allungare. Inspiro, mi allungo, mi stiro da una parte e sciolgo le braccia. Inspiro, mi allungo, mi stiro, stendo il fianco e sciolgo le braccia. Scrollo un po' le braccia, continuo a scrollare tutto il corpo e ora la mia concentrazione va sui miei respiri. Inspiro al massimo e poi fuori tutta l'aria. Ancora, inspiro al massimo e fuori tutta l'aria. Ancora una volta, inspiro, mi allungo verso l'alto, mi allungo più che posso e fuori tutta l'aria. Ok, scrollo le spalle, il corpo, ok, le scrollo, vado a ruotare a destra e a sinistra, le gambe sono aperte, le ginocchia leggermente flesse e piano piano porto una mano sulla spalla e l'altra dietro al dito, così, dietro e l'altra sopra sulla spalla e dietro al dito, in modo molto fluido, molto tranquillo, molto rilassato. E ci aggiungo, mano a mano che vado avanti, un piccolo molleggio con le gambe. Il respiro è naturale e proseguo in tutta certezza. Ok, lo sguardo segue il movimento del corpo. Ok, ora vado a sciogliere il movimento del collo. Il movimento del collo e quello del bacino sono due punti che cerchiamo di sciogliere in modo quotidiano, tutti i giorni, in modo semplice, perché fare delle rotazioni, ok, tenendo un cubetto di ghiaccio sull'ombelico, quindi tirando leggermente l'ombelico verso la colonna con le ginocchia leggermente flesse, le braccia sono rilassate, il movimento è fluido, ok? Posso stare con gli occhi chiusi o con gli occhi aperti. Logicamente con gli occhi chiusi il senso dell'equilibrio è più in crisi, quindi se ho problemi di equilibrio li tengo decisamente aperti, ok? E sciolgo, sciolgo il movimento del collo. Oggi andiamo a
portare l'orecchio sulla spalla da una parte e dall'altra. Questo movimento ci porta a tirare un po' su la spalla. Immaginiamo di tenere delle borsette della spesa che ci tirano giù le braccia. Quindi vado a fare questo movimento in scioltezza. Ok? Il respiro è sempre naturale, seguo il mio ritmo, però cerco di sentire l'aria che entra nelle narici quando inspiro e leggermente l'addome si gonfia e poi l'aria che esce dalle narici e l'addome si sgonfia. Ok, alla fine resto ferma da una parte, vado a tenere ferma la testa in questo modo e resto con il braccio penzolante, o se voglio aumentare lo stretching di questa parte porto il braccio dietro. Ok, non forzo mai la posizione, continuo a respirare, mantengo la posizione almeno per 4 respiri. Devo inspirare ed espirare e stare concentrata sul mio respiro. Quando ho fatto i miei 4 respiri, inspiro ed espirando sciolgo la posizione. Vado a fare ancora dei movimenti a destra e a sinistra. Questo cane è molto affettuoso, però cerca, è un furbacchione perché è un giocherellone e ti ruba le cose tue e te le va a nascondere. È proprio un furbacchione. Quindi vado giù dall'altra parte e poi resto lì in posizione. Quindi o resto così col braccio penzolante, o se voglio aumentare lo stretching da questa parte porto il braccio dietro. Ok, non forzo mai la posizione, sempre le ginocchia leggermente flesse e tiro un po' indentro l'ombelico per mantenere, diciamo, forte questa zona del corpo, dell'addome. Fatti i miei 4 respiri, lascio. Questa mattina ci aggiungiamo questo movimento di portare indentro il mento e tirarlo fuori. Ok? Con i tacchini, il movimento che faceva Totò, e vado a sciogliere in questo modo. Alla fine allungo la testa verso l'alto e poi porto il mento al petto e rilasso. Inspiro, allungo la testa verso l'alto e porto il mento verso il petto. Ancora una volta, inspiro, allungo la testa verso l'alto e espirando porto il mento al petto e tengo ferma la testa col mento al petto. Sempre faccio 4 respiri come minimo, se no arrivo fino a 8. E poi lascio. Ok, cammino un po' sul posto con le braccia sciolte ai lati del corpo, oppure mi faccio una leggera passeggiata, ok? E poi quando mi rifermo, non è necessario che rimango ferma sul posto, posso anche camminare, vado a sciogliere la zona del bacino. Questa volta faccio solo l'inarcamento della schiena, ok? Quindi porto indietro il bacino e in questa posizione l'aria entra nel naso, espiro
lentamente srotolo le vertebre, le inarco una per una e vado a tirare i glutei e porto il mento al petto, butto fuori l'aria. Ok? Di questo movimento ritorno lentamente, inspiro ed espirando lentamente vado a chiudere. Vado a spingere il bacino in avanti. Poi in alto lo faccio in modo fluido per alcune volte, collegando il movimento al respiro. Inspiro, l'aria entra, espiro, muovo piano piano, settore dopo settore, i vari pezzetti del corpo, e poi mantengo la posizione per qualche secondo e poi ritorno. Ci collego il respiro. Resto in questa posizione qualche secondo e poi rilasso. Arrivati a questo punto avremo fatto i nostri 10 minuti e poi proseguiamo a fare o i nostri lavori quotidiani o quello che dobbiamo fare o la nostra passeggiata oppure degli esercizi di tonificazione. Ve ne propongo uno in cui mi vado con le gambe parallele, vado a sedermi, ma questo lo faccio utilizzando le braccia, ok? Da qui porto le braccia in questo modo, si vede anche in altri video, inspiro e poi espiro e le allungo. In questo modo mi aiuto nella posizione per collegare il respiro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Cerco di andare dietro con i glutei. Ne posso fare una decina, poi mi fermo e ne faccio altre 10. L'importante è che ogni movimento che faccio lo faccio collegando il respiro. Inspiro, espiro. 1, 2, inspiro, espiro 3, inspiro, espiro 4. Inspiro, espiro 5, inspiro, espiro 6, inspiro, espiro 7, inspiro, espiro 8, inspiro, espiro 9, inspiro, espiro 10. Posso ripetere altri 10, mi fermo e ne ripeto altri 10 e già è un buon numero. Sono piccoli esercizi per stare bene, non hanno la pretesa di potenziare, solo di sciogliere un po' il corpo per poi fare altri esercizi per tonificare. Piccole cose che uno dovrebbe continuare a fare nella quotidianità, ricordandosi che queste cose sono importanti. Ora vi devo lasciare, vi ringrazio. Abbiate cura di voi e un saluto anche dai pelosetti. Ciao ciao da Raffaella. Un bacione.